se il mio gesto che ho fatto ripetutamente così e così era per chiedere se la rimessero là o la rimessero là, perché per me nel time out era decisivo, mancavano 4 secondi, a 4 secondi si può ancora decidere, c'era il time out, e volevo sapere se come dovevo mettere la difesa della mia squadra, se avevano la rimessa da quella parte, la rimessa. Loro hanno detto che io muovendo le braccia li ho mandati a fanculo. Purtroppo queste robe, mi dispiace. Quindi lei non protestava il passo? Non ho neanche visto io se ha fatto passi o no. Quindi io non so se lui ha fatto passi. Mi è dispiaciuto. Magari, aspetta, no, per essere chiari. Sul momento del fischio del passi posso aver fatto un gesto su qualcosa. Credo di non aver esagerato, ma se il tecnico fosse arrivato lì è un altro discorso. Ma dopo il tecnico è arrivato, perché io a chiamata del time out stavo in mezzo al campo, perché per me era determinante sapere dove era la rimessa, se la rimessa fosse stata in attacco o se la rimessa fosse, siccome il time out l'avevo chiamato io, ma in quei momenti lì è sempre meglio chiedere all'arbitro sapere se la rimessa è là o è là. Io volevo dire, dare l'indicazione giusta ai miei giocatori, e su questo mi è arrivato il tecnico che chiudeva la partita e continuavo a fare così o così, così o così, e partita spettacolo, due squadre che volevano vincere, una lotta molto forte, a noi il fatto che Capogrovando abbassasse tanti quintetti per i problemi di Benevelli e per i falli di Micevic ci ha dato un grandissimo fastidio, perché cercavamo di andare vicino a canestro e invece perdevamo un po' di fluidità di gioco, non siamo riusciti ad approfittare di questa cosa. Capodolanda è stata molto brava a tenere un'intensità alta, noi non siamo nel momento cruciale, abbiamo anche sbagliato qualche situazione che magari non dovremmo sbagliare, sia offensiva che difensiva, però abbiamo giocato contro una grande squadra, siamo stati punto a punto, abbiamo perso negli ultimi 4 secondi dalla fine, abbiamo avuto la palla per vincere, la palla che adesso è questa, dobbiamo andare avanti, reagire e prepararci per questo finale di stagione molto molto impegnativo. In realtà credo che sia stata una partita bella, che è arrivata giustamente sugli episodi finali. Gli episodi finali, l'arbitro ha visto un'infrazione di passi che non so se c'era o non c'era, sono sincero, perché non ho assolutamente visto e quindi non posso giudicare. Penso che a 4 secondi alla fine avessimo ancora la possibilità, perché avevo anche il time out per avere la rimessa dall'altra parte. Purtroppo quella possibilità non l'abbiamo avuta. No, la prima cosa che voglio dire è che conosco Piglia da sempre. Sono stato con lui oggi quasi un paio d'ore. È una persona straordinaria, è un uomo vero, un grande uomo vero. Conosco Stefano Ursi, un'altra persona che stimo molto, un amico, adesso arbitra in A2, ma sicuramente un arbitro di livello superiore, anche perché insomma la sua carriera lo dice ampiamente. Tutto quello che è successo mi dispiace enormemente, perché è stato un qui pro quo evidente, poi non voglio entrare nei particolari perché non mi compete, però sono estremamente dispiaciuto perché voglio bene a entrambi, e quindi è un episodio che sicuramente ha condizionato la gara. È anche vero che forse insomma eravamo comunque in una situazione abbastanza vantaggiosa con due tiri liberi, scusate, con la palla in mano a 4 secondi, quindi insomma. Però è anche vero che giustamente, come dice il Pilla, insomma, qualcosina, insomma, potevano ancora sperare di poter portare la partita a casa. Però ripeto, sono dispiaciuto. Vabbè, sono cose che succedono, sono sicuro che sia la federazione che perché la reazione di Pilla, insomma, da grande uomo qual c'è stata, è giusto che sia così, per protezione. Però è tutto nato da un equivoco, e queste cose secondo me devono essere prese in considerazione, deve essere preso in considerazione tutto, e penso che Pilla non meriti nessun tipo di sanzione. Quello che è già successo oggi l'ha sicuramente condizionato il risultato della gara, quindi penso che sia sufficiente. Questa è un'opinione mia personalissima. La seconda cosa è che devo ringraziare chiaramente i miei giocatori. Dopo la perdita di Ceffarelli, non è, ragazzi, voi forse sottovalutate quello che dal punto di vista caratteriale questi ragazzi stanno dando. Penso che lo ribadisco, che tutto quello che vivo io è esclusivamente merito loro.
non posso che ringraziarli, non posso che sottolineare l'enorme spirito di sacrificio che hanno tutti e 10. Abbiamo giocato senza Cifarelli, abbiamo giocato senza Andrea che si è fatto male. Anche Andrea ha dato dimostrazione di enorme attaccamento perché pur avendo avuto questo strappo ha voluto riprovare, è entrato in campo, stoico. Sandro che gioca con quattro falli, insomma, penso che siano cose che ripeto all'inizio dell'anno. Baso che sta in campo e difende come se avesse 15 anni e poi penso che l'emblema di questa partita sia stata. Siano stati quattro tiri liberi di Matteo, che è un uomo secondo me di altri tempi e sono contento per lui.